l'assessore D'Ercole, allora inaugurata anche, il Pala Cicogna, un'altra realtà per Cerignola. Sì, finalmente siamo riusciti ad inaugurare questa bellissima struttura e tra qualche mese riusciremo ad inaugurare anche il Pala Tatarella, quindi Cerignola tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio avrà tre palazzetti dello sport. Quindi credo che dal punto di vista dell'impiantistica sportiva questa città non avrà più problemi per i prossimi 50 anni. Io ho ereditato una situazione molto difficile dal punto di vista dell'impiantistica sportiva perché avevamo solo il Paladineo e tante associazioni sportive. E ogni associazione sportiva ricordiamo che oltre alla prima squadra ha anche il settore giovanile, quindi altre decine e decine di ragazzi che vogliono fare sport, vogliono fare pallavolo, vogliono fare basket. Finalmente quindi adesso non avremo più il problema degli spazi orari e tutte le associazioni sportive potranno liberamente fare sport in queste tre grandi e bellissime strutture. Prossimo passo il Pala Tatarella e poi c'è qualche altra cosa in pentola? Sicuramente, proprio questa zona sarà oggetto di un altro investimento sportivo perché qui nascerà la pista ciclabile che collegherà proprio i tre palazzetti, il Pala di Leo, il Pala Cicogna e il Pala Tatarella. Poi ricordiamo il Monte Risi che è oggetto ogni anno ormai dal 2015 di investimenti, di adeguamenti. Quindi veramente una città che si sta muovendo molto bene dal punto di vista dell'impiantistica sportiva. Buon lavoro. Grazie.